buongiorno a tutti, ciao Mario. Ciao Elisa. Versione natalizia, dunque che tempo farà Natale e se riesci anche Capodanno. Sì, versione natalizia perché siamo in rosso, sì, siamo in rosso. Sì. No, non abbiamo debiti. Dunque, per quanto riguarda l'evoluzione del tempo tra Natale e Capodanno, confermiamo quello che abbiamo detto negli ultimi 15 giorni ripetuto più volte, ossia si passa da una fase di freddo a una fase molto calda di origine nordafricana, soprattutto al centro, ma soprattutto al sud. Addirittura tra il 24 e il 27 di gennaio al sud raggiungeremo 18-20 gradi sulle isole maggiori, 15-18 sulle regioni meridionali. Sul centro temperature massime tra il 24 e il 27, tra i 14-16 gradi, al nord tra i 10-12 gradi, ma tra il 28 e il 31 di nuovo ritorna il freddo, soprattutto al centro nord, mentre al sud le temperature scenderanno a 15 gradi. Ma poi avevamo parlato anche di piogge, vero? Certo. Ma sì che ci saranno le piogge. Le piogge ci saranno a partire dal 29 inizialmente al nord e regione centrale, ma tra il 30 regioni tirreniche, gran parte del nord Italia, e il 31 piogge su tutta l'Italia. Quindi, neve. Neve, brava, brava. Ma sì che nevicherà. Qualche volta abbiamo detto, modelli dice forse, no, adesso sembra che sia certo che possa nevicare dove? Sulle Alpi. In montagna, sulle Alpi, purtroppo no sugli Appennini, mi dispiace, sulle Alpi a quote intorno 1000-1200 metri tra il 30 e il 31 di dicembre, forse anche il primo di gennaio. Grazie mille. Grazie a